Dall'Europa arriva l'allarme gas crunch a causa della carenza di combustibile per il vecchio continente. Per questo l'Unione Europea, nella bozza del piano per la riduzione della domanda del gas, raccomanda un taglio obbligatorio dei consumi a livello europeo. Come riporta il Financial Times, l'Europa rischia di rimanere a corto di gas questo inverno. La Russia limita le forniture. Bisogna risparmiare 12 miliardi di metri cubi nei prossimi 3 mesi per evitare una strozzatura in inverno. Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, senza un intervento immediato l'Europa potrebbe dover affrontare tagli e contingentamenti molto più drammatici. L'Unione Europea pensa ad un piano. Secondo l'ultima bozza del piano, le industrie considerate strategiche sono quelle legate alla salute, sicurezza, ambiente, difesa, attività di raffinamento alimentare. Eliminato l'obbligo per gli edifici pubblici di abbassare i riscaldamenti, attenendosi ai 19 gradi, limitare i condizionatori a 25. Al posto dell'obbligo viene introdotto il principio di massimo sforzo per la riduzione energetica, che diventerebbe vincolante a livello Unione Europea in caso di emergenza, ovvero se si verificasse uno stop totale del gas russo. Secondo la Commissione, se si verificasse questa ipotesi, ci si potrebbe giocare oltre un punto di PIL, mentre in Germania le industrie del settore chimico temono un vero e proprio cataclisma nella produzione. Per sopperire al taglio drastico delle forniture russe, si sta cercando di fare accordi con fornitori alternativi come USA, Algeria, Israele, Qatar, Norvegia e, ultimo in ordine cronologico, Azerbaigian.